L'albero della rinascita. Così il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani, ha ribattezzato il platano piantato dal comune in piazza 20 settembre davanti al Teatro Verdi. Lì è stato creato un nuovo e piacevole angolo verde, impreziosito da una scultura. È un simbolo di fiducia e di speranza per una città che deve ripartire. E riparte proprio dai cantieri piccoli o grandi. I bilanci dei comuni sono in difficoltà, ma Pordenone manterrà la promessa di portare avanti tutte le opere pubbliche, tutte le riqualificazioni per renderla bella e attrattiva. A maggior ragione in questo momento, dove tutte le energie e tutte le risorse devono essere messe a disposizione della città e dei suoi abitanti. Quello di Piazza 20 Settembre non è l'unico intervento per rendere più verde la città. Ci sono una serie di interventi previsti all'interno di tutta una serie di cantieri e non solo nel centro città. Succederà in Piazza della Motta, l'abbiamo già fatto in via Mazzini, è previsto in via De Paoli. Ci sono quindi tutta una serie di interventi, è già stato fatto in largo San Giorgio, quindi ce ne sono diversi. A regalare alla città la scultura realizzata da Alberto Pasquale è stato lo studio Marchiori e Contino. Un dono che vuole anche, come dire, promuovere la città da un punto di vista architettonico e culturale, tenuto conto che c'è un'amministrazione che ha manifestato questa grande sensibilità e quindi noi abbiamo colto questa palla al balzo per, come dire, dare un piccolo contributo alla città. Ancor di più in questi momenti vuol far vedere la debolezza umana, che però è sorretta da una buona base solida. Il materiale scelto appunto è un acciaio strutturale con base in corten, proprio perché si identifichi, si sposi bene con questo tipo di aiola e di pianta.